La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Bacosando, eravamo rimasti alla domanda che vuol dire che la sovranità che appartiene al popolo viene esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. E devo dire che in tantissimi mi avete risposto e questa cosa mi ha fatto molto piacere, soprattutto a, diciamo, verificare dal vivo come effettivamente questo concetto sia stato colto. Molti di voi hanno citato le dittature e non ci dimentichiamo che la Costituzione è nata dopo la morte di una dittatura. Cosa hanno voluto dire i nostri padri costituenti, Piero Calamandrei e gli altri? Hanno voluto dire che è vero che la sovranità appartiene al popolo, ma sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riguarda la sostanza, questa sovranità viene esercitata secondo le regole costituzionali. È una cosa molto importante perché il popolo ha una testa, ha un cuore e una pancia. E quello che i nostri padri costituenti hanno voluto evitare è stato proprio che in qualche modo fosse la pancia ad avere la sovranità. Come ci sono riusciti? Ci sono riusciti appunto con questa norma importantissima, nelle forme e nei limiti della Costituzione. È la Costituzione che detta le regole della sovranità popolare. Il voto è importante, ma nel momento in cui si è eletti c'è un quadro costituzionale da rispettare. Ci lanciamo ormai verso l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Che cosa significa, e questo ve lo chiedo, è la consueta domandina, no? Che cosa significa che la Repubblica riconosce, prima ancora che garantisce, i diritti inviolabili dell'uomo? Viva la Costituzione e a presto, in attesa delle vostre risposte. Bacosando.